Allora, intanto buongiorno a tutti. Voi sapete che sono un fisico come prima laurea e sono un medico come seconda laurea. Siccome io vi devo parlare di medicina quantistica, voi vedete come prima slide abbiamo messo questo libro, Medicina quantistica. Io seguirò sostanzialmente, direi, i vari capitoli che sono espressi nel libro di medicina quantistica. Quindi se qualcheduno di voi vuole approfondire ovviamente tutta la parte che adesso illustrerò e cercherò di illustrarvela, badate bene, noi partiamo da livello zero. Quindi purtroppo, come diceva il mio amico Burgio, sarò costretto a dare il minimo delle informazioni indispensabili per costruire un discorso che terminerà poi veramente sulla epigenetica e la parte quantistica dell'epigenetica, perché uno dirà: ma cosa mi serve? Burgio ha fatto un discorso molto interessante, molto accattivante. Bene, io dovrò costruire un palazzo partendo dalle fondazioni, dalle fondamenta vere e proprie. E allora, anche se sarà un po' dura per persone, medici, biologi, che chiaramente non hanno fatto una fisica, ma io farò soltanto limitatamente la fisica che servirà a voi per capire che quello che noi andremo dicendo alla fine del corso corrisponde veramente ad una scienza, perché la fisica quantistica, come voi sapete, è proprio scienza. Quindi dovete un po' sopportarmi, io cercherò di essere abbastanza brillante nell'esposizione, anche se sono convinto, purtroppo non userò formule, ma dovrò necessariamente far passare dei concetti che non sono certo quelli degli indirizzi di studio che voi avete fatto e per quelli che sono studenti che stanno facendo. Allora, io parto con parlarvi della prima slide. Ecco, voi questa struttura io penso che la conosciate tutti. Ho messo, vedete, nella prima immagine di sinistra, ho messo una struttura atomica molto facile, molto semplice. Queste sono veramente reminiscenze per voi, eh? Sono gli studi forse della media superiore. Qualcheduno vi ha raccontato, il professore di scienze vi avrà raccontato, o anche quello di chimica vi ha raccontato sicuramente com'è la struttura di un atomo. Ma io voglio ragionare con voi sulla struttura di un atomo. Vedete che ho messo al centro un nucleo. Certo, l'atomo è formato da un nucleo. E poi vedete che ci sono dei cerchi intorno al nucleo, il primo cerchio, e io l'ho marcato E1. Poi ho messo il secondo cerchio, che ho marcato E2. Poi ho tratteggiato dei cerchi. Ma perché ho voluto tratteggiare dei cerchi? Perché nella struttura che io ho praticamente voluto rappresentare è un atomo abbastanza semplice, ma ci sono in natura atomi che hanno non soltanto il livello 2, hanno il livello 3, il livello 4, il livello. Se vi avessi voluto rappresentare una struttura atomica, ad esempio di un metallo, avrei avuto un mare di orbitali. Quelli lì si chiamano orbitali. Allora voglio fare qualche valutazione e ragionamento. Nel caso dell'immagine che io ho messo a sinistra, adesso sposto la mia immagine perché se no non vedo gli elettroni. Eccola qua. Vedete che io ho messo due elettroni al primo livello E1, poi ho messo quattro elettroni al secondo livello E2. Bene, allora vuol dire che quella struttura che io ho rappresentato ha sei elettroni. Gli elettroni, ricordo, hanno una carica negativa. Bene, e dentro al nucleo allora cosa ci sarà? Ci saranno
delle cariche positive che devono necessariamente andare a equilibrare i 6 elettroni che, come vi ho detto, sono negativi. Quindi ci saranno dentro qui nel nucleo 6 cariche positive. Ma guardate un po' bene, osserviamo. Ma perché gli elettroni si trovano sull'orbitale 1 e gli elettroni eventualmente ci sono sull'orbitale 2? E non c'è, badate bene, non c'è nessun elettrone che si trova nell'orbitale tra 1 e 2. Allora, una considerazione importante che voi dovete ricordare è che nella struttura atomica o gli elettroni si trovano nella fattispecie, in quell'immagine che vi ho fatto, si trovano o sull'orbitale 1 o sull'orbitale 2. Non può esserci nessun elettrone che si trova in mezzo tra E1 e 2. E così, nelle strutture atomiche più complesse, non si trovano negli orbitali tra E1 e 2, tra E2 e 3, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è la condizione che un sistema atomico sia sostanzialmente in equilibrio, cioè sia lì bello tranquillo? La condizione è quella lì della fotografia che vi ho fatto, ovvero se io ho disegnato 6 elettroni, 2 sul primo e 4 sul secondo, quello lì è un sistema stabile, ottimo. Allora, i fisici chiamano un sistema così fatto stabile un sistema atomico che si trova nelle condizioni di minima energia. Allora, anche qui ricordatevelo, per dire che noi abbiamo dei sistemi atomici stabili, devono esserci 4 elettroni sul secondo orbitale, i 2 elettroni sul primo orbitale, e a questo punto tutto bene, bello tranquillo, siamo nelle condizioni di minima energia. Adesso io comincio a farvi uno scherzo, che è il seguente. Supponiamo che io voglia, e poi lo capirete, perché nello sviluppo dei miei discorsi, premetto che vi farò qualche break, perché a questo punto parlo da medico, sì, ma devo farvi un po' di fisica quantistica, quindi no, no, non è proprio tranquilla la mia lezione. Allora, se io voglio eccitare l'elettrone che è sul livello E1, non a caso io ho chiamato livello E1. Cosa vorrà dire E? E perché non ho usato la parola A1 o A2? Ho usato E perché a quegli elettroni, quei 2 elettroni che girano intorno a quel nucleo lì, quegli elettroni hanno energia E1. E i 4 elettroni che girano sul secondo orbitale hanno energia E2. E se avessi disegnato altri elettroni sull'orbitale 3, avrebbero energia E3. Quindi la E non è stata scelta a caso, perché vuol dire che quei 2 elettroni hanno energia ben precisa e gli altri 4 elettroni hanno energia altrettanto ben precisa. Bene. Allora, supponiamo che io adesso voglio eccitare l'elettrone che è sull'energia E1. Come faccio a eccitarlo? Cioè, però poi lo vedremo bene, ma comunque, come posso fornire io energia ad un sistema atomico? C'è un sacco di modi. Posso irradiare il sistema atomico con della luce, ad esempio la luce sono fotoni, ma lo vedremo poi più avanti. Ne ha parlato Burgio nella sua introduzione quando ha detto che il DNA riceve e trasmette fotoni, ma poi io entrerò nel dettaglio, ma qui siamo già molto avanti, quindi andiamo con calma. Bene, io potrei eccitarlo fornendo a quell'elettrone che è messo su E1 una energia, attenzione, un'energia tale che sia in grado di passare al livello I2. E certo,
Perché se io gli fornisco un po' di energia, ma guarda caso non è sufficiente a fare quel salto che io chiamo quantico, se non è sufficiente, quell'elettrone lì tenterà di spiccare il salto, ma siccome non riesce ad andare sulle due, rimane chiaramente sulle uno. Quindi non è detto che io, se non porto quell'energia lì, che pari alla differenza tra i 2 e 1, e non è mica detto che quell'elettrone riesca a saltare. Farà un leggero movimento, poi vi spiegherò qualche cosa di bello, però rimane lì. Bene. Invece io faccio la proposta di fornire energia sufficiente perché l'elettrone dal livello, eccolo qui, dal livello E1 salti, guardate l'immagine in alto alla vostra destra, alla mia destra, e vedete che ho portato energia sufficiente per cui l'elettrone è saltato sul livello E2. Ma facendo questa operazione ha creato un buco a livello E1. Cioè, non posso dire che allora quel sistema atomico lì è rimasto stabile. E no? E come chiamerò allora questo sistema che è stato eccitato in modo tale da far saltare l'elettrone da E1 e E2? E lo chiamerò eccitato. Quell'atomo lì è diventato eccitato. Ah, eccitato. Ma secondo voi un sistema atomico che è stato da me eccitato vuole rimanere nelle condizioni di eccitazione o vuole ritornare alla condizione sua di minima energia, ovvero di stabilità? Ebbene, a questa domanda direi che non ci vuole un genio della fisica quantistica nel dire che chiaramente un sistema eccitato vorrà ritornare nella condizione di partenza. Certo, ritorna alla condizione di partenza, ma per tornare alla condizione di partenza, se lui ha ricevuto energia, secondo voi cosa deve fare? Deve ributtare fuori questa energia. Ecco, allora io avevo messo nella prima slide un'energia che ho rappresentato come questo bellissimo serpentello, vedete, ho fatto un'ondina così che poi vi spiegherò da dove nasce, come si fa a generare, vi spiegherò tutto. Ho detto senza rompervi le tasche, però, perché ho detto non vi faccio e non voglio fare una lezione di fisica. Beh, se no voi vi addormentate, anche se con me è difficile addormentarsi, ma comunque in tutti i casi sono concetti un po' pesante, diciamo così, vai. Allora, avete visto che il serpentello va a eccitare l'elettrone su E1. E allora, come fa a tornare a casa l'elettrone che è andato su E2 e vuole tornare a casa? Torna a casa lei, sì? Deve buttare fuori la sua energia. E come? Come lo vedremo, ma attraverso un'onda. Per ora accontentatevi così. Burgio ha detto, quell'onda sul DNA sono fotoni. Benissimo, ottimo, ha detto una cosa sacrosanta, vera. Beh, sono dei fotoni. Poi andremo a capire, eccetera. Allora, l'energia emessa da un sistema atomico eccitato che ritorna nelle condizioni di partenza è rappresentato da un'onda elettromagnetica. E poi ve la spiegherò. Accontentiamoci per ora di questa cosa. Qui, ecco, ho fatto vedere la struttura atomica in un altro modo. Guardate. Un'altra rappresentazione, vedete che qui c'è il nucleo centrale nell'immagine sotto, l'ultima immagine sotto c'è il famoso nucleo, ci sono gli orbitali, in questo caso ne ho messi tre, vedete il primo a E1, il secondo E2, il terzo E3.
guarda caso c'è un raggio che è quello che stavolta non ho fatto vedere questa specie di serpentello, ho fatto un raggio incidente che va proprio ad eccitare questo elettrone e qui in questo caso cosa vi ho fatto vedere? Che l'energia era talmente alta che ha superato il livello 2, ha superato il livello 3 e l'elettrone è uscito fuori. Allora io sono riuscito in questo caso a fare emettere attraverso l'energia fornita a quell'elettrone, a buttarlo fuori dalla struttura atomica. Cosa meravigliosa! Perché vi ho detto, questa è una carica negativa, vero? L'elettrone è una carica negativa. Bene, allora quando voi sentite parlare che io riesco a generare degli ioni negativi sono gli elettroni. Ah, bene, allora io da un sistema atomico, a secondo che riesca a fornire tanta energia, tanta in questo caso, tale da superare il livello 1, il livello 2, il livello 3, il livello 4, se c'è 4 livelli, 5, 6, se ce n'ha molti, e nel caso dei metalli pesanti ce ne sono molti di più. Bene, io se eccito questo sistema atomico con una grande quantità di energia, riesco a produrre degli elettroni che sono di fondamentale importanza, ricordatevi, elettroni o ioni negativi, che è la stessa cosa. Ma allora voglio fare questa considerazione. Ma se in questo sistema atomico che vi ho fatto vedere, in fondo, l'elettrone è uscito, il sistema atomico, quello lì, quello rimanente, ha perso un elettrone che è diventato un ione negativo. E lui allora come posso considerarlo? Lo posso considerare come ione positivo. E certo, perché era un sistema neutro. Gli ho tolto un elettrone e quindi vince la carica del nucleo e quindi è più grande la carica del nucleo. Non c'è più il numero di protoni che erano le cariche positive, pari alle cariche negative, e ne ha perso una, e quindi quello lì è diventato un sistema atomico che noi chiameremo ione positivo. Allora abbiamo la distinzione già di due cariche, una negativa che è l'elettrone, che è generato da quello, e guarda caso il rimanente, che a questo punto quel rimanente lì cercherà, nel caso del corpo umano, se si verifica quella roba lì, cercherà di andarci a reperire degli elettroni, perché tutti i sistemi, quello lì è instabile, come l'elettrone da solo è instabile, e quindi vuole recuperare la sua condizione sostanzialmente di stabilità. Interessante questo, vero? Ecco, ricordate bene quello che vi sto dicendo, perché prima o poi tutti i nodi arrivano al pettine e quindi io utilizzerò gli elettroni, li utilizzerò come utilizzerò le cariche magari positive anche, no? Che sono detto instabili, per cui andranno a cercare la loro stabilità. E nel corpo umano, attenzione, perché gatta ci cova, perché questi elementi instabili potrebbero andare a dire dove li prendo sti cavoli di elettroni per stabilizzare me stesso? Boh, forse ti spaccano anche le cellule, perché dentro le cellule ci sono degli elettroni. Oppure forse converrà che noi, visto che facciamo i medici, vediamo come andare a saturarli in altro modo, anche perché gli elementi instabili si chiamano nel corpo umano, si chiamano elementi chiaramente che vanno a cercare la loro stabilità, quindi sono pericolosi, perché si chiamano radicali liberi. Ecco allora il radicale libero cos'è? Elementi instabili che cercheranno di prendere la loro stabilità attraverso la conquista
l'assorbimento di queste cariche di cui loro sono mancanti. Oh, e qui entriamo un po' nel vivo della vicenda. Guardate che bella immagine ho fatto vedere. Questo qui è stato, secondo me, uno delle persone più importanti della fisica. Tenete presente che quell'uomo lì si chiama Einstein, l'avete riconosciuto tutti, no? Capelli un pochettino lunghi, eccetera, un po' forma da scienziato, anche se all'inizio vi devo dire che tutti l'hanno snobbato, quel signore lì, eh? Perché? Perché è andato dicendo delle cose che sono, da un certo punto di vista, pazzesche. Perché pazzesche? Ma perché fino alle sue comunicazioni, tenete presente che era stato considerato un fisico mica di secondo livello, di terzo livello, di quarto livello, uno, te, si è laureato in fisica, va bene. Ma quando lui ha tirato fuori quello che adesso tra poco vi dirò, è successo un caos, ma veramente un caos, eh? E qui fate un nota bene, cari colleghi medici e cari studenti e cari laureati di discipline comunque legate alla medicina. Quando qualcheduno dice qualcosa di nuovo, cari miei, noi siamo abituati a sentire delle cose che abbiamo evidentemente ereditato dai nostri professori, giustamente. La nostra cultura è legata alla loro informazione, giustamente, no? Abbiamo studiato, ci siamo fatti anche noi delle idee, no? Abbiamo, direi, assorbito il sapere dei nostri professori come le spugne assorbono l'acqua. Però, attenzione, che siamo abituati a sentire cose che sono ormai entrato nelle nostre orecchie, nel nostro cervello, sono memorizzate tutte qua. E quando arriva questo signore, ovviamente, è stato e ha dato e ha trasferito delle informazioni talmente stravolgenti, il termine è giusto, che a questo punto gli altri fisici, che erano universitari come lui, perché gli avevano dato un incarico universitario, questo signore qua, hanno detto che chiaramente questo era matto. Questo ha rischiato di essere buttato fuori dall'università. Perché? Adesso vi dico, non leggete ancora quello che c'ho scritto, seguite prima il mio ragionamento e poi dopo leggiamo insieme. Allora, un concetto fondamentale che tutti voi conoscete, perlomeno non so quanto avete approfondito su questo concetto, ma comunque la legge di Einstein è nota. Però noi diciamo la legge di Einstein, ma non è così, perché Einstein ha detto non solo quello lì, che è quello stranota. Lui ha preso, guardate, io faccio l'esempio, questa penna, e questa penna, vedete? La sostengo io, ha peso questa penna. Tanto è vero che se io lascio la mano, la penna cade verso la terra. Perché cade verso la terra? Caspita, questo è elementare, perché c'è la forza peso. Finché io sostengo questa penna, la penna rimane lì, ma se tolgo la mano, cade per terra. Giustamente cade per terra. Adesso la vado a raccogliere perché sennò non posso farvi. Eccola qua. E quindi la massa per noi fisici vecchi, quindi prima di Einstein, la massa era una grandezza legata al peso di questa penna. Giustamente. Se io prendo questo, ecco qua. Questo è un occhiale, adesso non lo butto per terra perché sennò c'è un peso, c'è una massa diversa rispetto a quella della penna. Chiaro? Arriva Einstein e parla
ai professori, ai suoi colleghi dell'università e sostanzialmente dice: cari colleghi, è vero che la massa è legata al peso di questo oggetto, verissimo, certo. Però c'è una cosa sulla quale io ho ragionato. La massa è una forma di energia. Voi avete capito bene cosa significa? Vuol dire che questa penna che io ho in mano, per la fisica quantistica, è una espressione di energia, ovvero massa di questa penna rappresenta energia. E allora l'energia può essere vista come forma di massa. Ma voi capite cosa succede qua? Perché prima o poi io farò il medico e vi farò ragionare su questo concetto. E voi dovete prendere appunto, perché la legge della fisica quantistica è una legge non soltanto perché Einstein si è beccato il Nobel, ma perché direi rivoluziona il concetto, rivoluziona. E allora vi devo dire, porco rivoluziona, eh? Ma noi, anche noi siamo fatti di masse, giusto? E certo, eh? Non puoi dire che non è vero. Prendo il fegato, ti prendo il pancreas, ti prendo il cuore, ti prendo il polmone, ti prendo il rene, ti prendo quello che vuoi. Noi siamo masse e noi medici continuiamo a vedere le masse, a palpare le masse, ad esaminarle attraverso l'esame del sangue, certo, attraverso l'ecografia, certo, attraverso la risonanza, l'TAC, certo, attraverso la risonanza di cui parleremo molto bene in maniera approfondita, certo, ma sono sempre masse. Ma Einstein, tu ci hai insegnato che la massa è energia. La massa è energia. E io faccio il medico. Ma quando mai, colleghi medici, avete sentito parlare che a questo punto la massa è energia e quindi io potrei andare a vedere l'energia di quella massa? Pure. Ma mi sembra quasi quasi di vivere nel mondo della fantascienza, me. No? 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 È scienza. Perché vedete, c'è una differenza sostanziale tra la medicina e la fisica quantistica, forse? Poi vi farò vedere le interconnessioni, una delle quali è questa: che la fisica quantistica è una scienza. Quindi voi sentite parlare lo Spaggiari, sentite parlare un altro fisico, sentite parlare un altro fisico che è dall'altra parte del mondo, sentite parlare un fisico dell'Africa, sentite parlare dove cavolo volete voi, il linguaggio uguale. Poi provate a fare lo stesso discorso con i medici. Parlate con Burgio, sì, sull'epigenetica, meraviglioso. Sul coronavirus, meraviglioso. Parlate con un altro. Sì, parla molto bene, certo. Esprime concetti molto chiari, certo. Ma la campana suona diversa. E questo cosa vi farà capire? È che probabilmente mentre qua parliamo lo stesso linguaggio tra tutti i fisici e quindi il mio concetto è uguale a quello dell'altra parte del fisico, dall'altra parte del mondo, non è così per la medicina. Cosa hai voluto dire allora, Spaggiari? Che probabilmente la fisica è una scienza perfetta. La medicina non è una scienza perfetta. Infatti si chiama arte medica, non scienza. Altrimenti. Allora vado avanti. La massa è una forma di energia. Primo punto. Secondo punto, mi va a prendere un bicchiere vuoto, no, vuoto, perché dopo. Secondo punto.
Einstein ha detto: ma ho studiato dei sistemi complessi, ad esempio, sistema solare. Com'è possibile che io prenda un elemento di un sistema complesso, lo tiro fuori e lo studio e lo possa studiare separatamente? Grazie. Ah, no, perché no? Noi a questo punto, scusa, ritorno a fare un attimo il medico. C'è l'epatologo, c'è il cardiologo, c'è il neurologo, ci sono tutte le specialità che voi conoscete, che noi conosciamo. Quelli cosa fanno? Studiano gli organi separandoli quasi dal complesso. Noi siamo direi un sistema veramente di masse complesse, ognuna è complessa, ma guarda caso interagiscono tra di loro. E Einstein cosa mi ha detto? E no, non è che possiamo fare sta roba qua, eh? Perché non puoi farla? È perché se tu togli un pezzo dal sistema complesso e lo studi fuori dal sistema complesso, caro mio, perdi un sacco di informazioni che sono legate all'interazione degli altri elementi del sistema complesso su quell'elemento lì. Porco ragione. E certo, lui l'ha fatto da fisico e ha tirato fuori, non pensava certo al corpo umano. Il corpo umano lo induciamo noi come ragionamento. La fisica quantistica sì, ti dice un po' di cose e una delle cose importanti che ha detto lui e che noi stiamo ripetendo, che tu non puoi studiare un corpo, qualunque corpo che tu, qualunque massa che tu prendi, al fegato, al pancreas, al cuore, beh, pensa a tutto quello che vuoi tu, alla C1. Non puoi quindi estrapolarla, tirarla fuori e fare sta roba. Non lo puoi fare. Bene. E la terza cosa è una cosa importantissima. Perché noi generalmente, quando parliamo di Einstein, abbiamo sempre e solo le idee massa, energia, energia, massa. Top. Eccole qua. Anzi, io non vi dico neanche la formula, anche se poi per cultura generale ve la dico, dai. Quella nota è energia uguale massa per la velocità della luce al quadrato. Ma ho detto, io non voglio fare a voi il fisico perché voi impariate la fisica, non me ne frega niente. Mi interessa che voi abbiate chiari alcuni concetti. Perché quei concetti lì io li utilizzerò nella medicina, che è quella che interessa a voi. Voi state facendo questo corso non perché siete venuti a ascoltare un professore che vuole farvi lezioni di fisica. Ben lungi da me, ma voglio darvi però le informazioni che permetteranno a voi di dire che quando io arriverò verso la fine, orco, vi dico la verità. E la verità ha delle basi scientifiche. Non è frutto della fantasia dello Spaggiari. Ecco, l'ultima cosa allora che... Guardate, ho preso un bicchiere. Mi sono fatto portare un bicchiere. Eccolo qua. Einstein ha parlato del vuoto. Per i fisici, prima di Einstein, il vuoto è questo. Guarda, prendo il bicchiere e lo capovolgo e il vuoto è assenza di materia, non c'è dentro niente. No, è il bicchiere, tanto è vero che noi diciamo, oh, è il bicchiere vuoto, dammi da bere, mettici dentro l'acqua. Il vuoto quindi è assenza di materia. Arriva Einstein che ha rotto le uova nel paniere per i fisici classici di quel tempo là. E ha detto, oh, ragazzi, il vuoto sì, è assenza di materia, sì, ma per la fisica quantistica non è proprio così. Allora io
Ricorro sempre a questo esempio che mi sembra più bello rispetto al bicchiere. Allora, il vuoto della fisica classica di quel tempo là è una notte buia che più buia non si può. Vado a sbattere da tutte le parti. Provate voi entrare o andare in giro in un ambiente che è totalmente buio, voi rischiate, non a caso mettete le mani avanti, di andare a sbattere da tutte le parti. Se c'è un ostacolo, ci andate a sbattere. E per la fisica quantistica, invece, cos'è il vuoto? È una notte buia, che più buia non si può, ma ci sono dei flash di luce. Ripeti. È una notte buia che più buia non si può, con dei flash di luce. E i flash di luce cosa sono? Fotoni. O quanti di energia? Ecco perché si chiama fisica quantistica. Fotoni o quanti di energia? Ah, caspita. Ma allora voglio ragionare su questo termine, perché dal vuoto nasce energia. Ma a questo punto, io non so che cosa succederà nel mondo, negli anni, nei secoli futuri, non lo so. Spero che gli uomini siano talmente intelligenti da non creare delle condizioni per cui il mondo esploderà. Penso alle guerre atomiche, penso a un sacco di cose che potrebbero avvenire. Ma se l'uomo non provocherà questo che vi sto dicendo, senza voler portare rogna, in queste affermazioni, vuol dire che la vita continuerà. Continuerà sempre. Perché continuerà sempre? Perché è dal vuoto che nasce l'energia. E quindi Einstein ha detto delle cose veramente eccezionali da tutti i punti di vista. Ho detto, noi continuiamo sempre a parlare della massa energia, energia massa, ma questo del vuoto diventa di fondamentale importanza per il proseguo della vita di quelli che verranno dopo di noi. Ecco allora l'importanza di Einstein. E come vi ho detto, l'importanza di Einstein è stato di un uomo genio. Poi attenzione, adesso qui io voglio leggermente allargare il discorso. Guardate che noi parliamo sempre di Einstein perché è stato lui a dire queste cose. Ma badate bene che nel secolo precedente al nostro, quindi nel Novecento in poche parole, non c'era solo Einstein, ci sono stati un sacco di fisici importanti che hanno collaborato, che hanno anche loro preso il Nobel, guardate bene, e che hanno in effetti sostanzialmente dato una mano a Einstein. Poi Einstein è stato la punta dell'iceberg su queste cose qua. Ma molti dei fisici di quel tempo là avevano cominciato ad entrare nel vivo della fisica quantistica. Allora io ho voluto fare vedere la famosa formula di Einstein, vedete, E uguale a mc quadrato, poi ma l'energia, quella che ci permette di fare l'emissione famosa dell'elettrone, eccetera, nella struttura che vi ho fatto vedere, è uguale a h, che è una costante, la costante di Planck per la frequenza, questo dovete tenerlo bene a memoria. Ma allora se io tolgo il C2, posso dire che l'energia,
l'energia e la massa sono, non sono la stessa cosa, badate bene perché ho tolto il C quadrato, ma si scambiano in maniera una in una direzione e l'altra in una direzione opposta. Quindi sono intercambiabili tra di loro. Non posso dire che sono uguali, ma sono in effetti proporzionali. Ma nella seconda formula è uguale H per F, fregatevi della costante di Planck. Allora anche qui l'energia e la frequenza sono proporzionali, quindi vuol dire che ogni massa che ha energia corrispondente a quella massa è rappresentabile da una sua frequenza. Questo è un concetto fondamentale per noi medici. Attenzione, questo è fondamentale. Non ricordatevi la formula di Einstein, non ricordatevi la formula EH per F, ma ricordatevi che ogni massa ha la sua energia e la sua energia si esprime attraverso la frequenza sulla quale noi poi andremo a ragionare, perché io vi farò vedere come nasce. Allora, facciamo un po' il medico. Io ho voluto rappresentare i concetti che vi ho raccontato, come se fosse quasi un romanzo, eh? Sono partito da una struttura. Il mio professore di fisica probabilmente non avrebbe apprezzato il racconto che io gli sto facendo, perché è quasi una fisica romanzata, ma penso, che sia giusto farla così. Vedete, io, ho messo una massa all'estrema sinistra in alto. Ho messo quello lì, quella forma lì, imita un fegato, forse sì, è un fegato, ho voluto fare un fegato. Allora ho detto, guarda, quella massa lì c'ha massa, M1, quindi c'ha l'energia E1 e quindi c'ha la frequenza F1. E certo, me l'hai spiegata prima, ovvio. Poi ho fatto un'altra figura in basso a destra e ho messo lo stesso fegato, che ha energia E1, F1 come maggioranza, poi dopo c'è l'apice lì che ha una massa un po' diversa, l'avevo chiamato M2, l'ho disegnata in blu, e allora quella massa lì è massa 2, energia 2 e quindi frequenza 2. Quindi se io vado ad esaminare in fondo quella roba lì, a quella immagine che è bicolore, e potrei dire che allora quel fegato lì nuovo emette sicuramente una frequenza E1 che ha energia E1, massa un pezzo di E1, di M1, frequenza F1 e poi però c'è una massa diversa che è l'E2, quindi massa E2, energia è 2, frequenza è 2. Ah, che bello! Guarda un po'. Allora, se in quella massa lì si introducono, sono state introdotte per che cosa? Boh, per patologia. Nasce una massa diversa, io potrei discriminare quella massa lì che vedo attraverso strumenti che sono quelli che noi da medici usiamo, dicevo l'ecografia, ma certo, la TAC, ma certo, la risonanza, ma certo. Bene, io potrei dire che allora potremmo avere un altro sistema, un altro meccanismo, perché a quelle masse lì corrispondono delle frequenze, orco, corrispondono delle frequenze. Allora il punto critico è trovare qualche strumento in grado di evidenziare frequenze. Allora il problema è questo.
mentre il problema sull'ecografia, cavolo, lo sappiamo, lo conosciamo, ce l'hanno fatto vedere, abbiamo delle immagini molto belle, la TAC figurati, è ancora meglio, ancora più dettagliata. Alla risonanza poi non parliamone. Cosa meravigliosa, meravigliosa. Ma ci manca questo. Ma questo qui, caspita, potrebbe essere una roba in più. Potrebbe essere qualche cosa che ci permetta di avere informazioni un po' diverse rispetto alle informazioni che siamo abituati a vedere, e a questo punto, potremmo anche utilizzarle, no? Perché il vero della vicenda è quello che il medico, ecco qua, il medico che deve necessariamente fare una diagnosi e che deve esaminare il suo paziente nella globalità, deve avere più informazioni possibili e immaginabili, se vuole fare il medico bene. Perché ho detto, la medicina è un'arte, l'avevo detto all'inizio della mia conversazione. Oh, ma è un'arte che comunque si avvale di una serie di informazioni che arrivano attraverso una strumentazione che è sempre più tecnologica, più avanzata. Ma dentro la nostra medicina ci manca ancora l'aspetto delle frequenze. E sull'aspetto delle frequenze, guarda caso, io mi gioco la mia credibilità. Allora il medico deve avere più informazioni possibili, immaginabili, e una parte grande ce l'ha già. Bene. Avete capito che forse manca questa parte. E adesso potremmo fare, e poi vi faccio fare un attimo di break. Ma prima del break voglio farvi questo scherzo. Non è uno scherzo, questa è una cosa serissima. Allora, stavolta ho cambiato la massa, toh, sembrerebbe quasi un sasso quello che non è un sasso, è una massa M. Anche qui un fisico. I fisici vuol dire che che lavorano anche molto nel campo della biologia. Questo fisico ha detto una cosa importantissima. Allora io cerco di rappresentarvela, e voglio ragionare insieme a voi, perché io sono abituato a fare, mi dispiace che non ci sia, come dire, la presenza, di tutti voi davanti a me. Ma voi guardate che cosa io vi faccio vedere. Ecco, quella massa M lì, quella massa, io ce l'ho in mezzo alle mie mani. Va bene? Pensate al fegato di nuovo. Dai, facciamo quella massa lì è il fegato. Bene, ce l'ho in mezzo alle mie mani. Eccolo qua, vedete? Adesso quel fisico mi ha detto, senti, caro Spaggiari, fai uno sforzo, comprimi quella massa. Comprimila, guardate che faccio l'azione, comprimila, 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 faccio uno sforzo pazzesco. Identifica questa massa, quella massa in un punto. Eccolo qua, guarda, te lo sto facendo vedere, in un punto. E quanto vale quel punto lì? Ma fisico vuoi dirlo, dagli un valore, dillo tu. Il valore più facile è 1, è una massa. Quella massa concentrata che vale 1, eccolo qua, si chiama nucleone. Allora adesso ricordatevi,
che se io voglio concentrare una massa qualunque che voi avete tra le vostre mani e a questo punto io riesco a dare il valore 1, che vuol dire nucleone, ma massa concentrata, Pronto? quanto è tutto il resto che io ho in mano? Quanto è? Non lo so quanto è. Te lo dico io. Circa 1 miliardo di volte. Cosa hai detto? Rispetto alla massa concentrata che è uno, tutto il resto, che cos'è il resto? È energia e quell'energia vale 1 miliardo. 1 con 9 zeri. No, vuoi scherzare tu? No, non scherzo per niente. 1 con 9 zeri. Ma vuoi dire che io che faccio il medico? Voi sapete che faccio il medico. E continuo a vedere il corpo umano come insieme di masse. Me l'hanno insegnato. Ma mi hanno detto la verità, poi, tra l'altro. Non è che metto in dubbio. Caspita. Verità assoluta. Anzi, vi devo dire di più. Vi devo dire di più. Che quelle masse, secondo la medicina nostra ufficiale, che è sacrosanta, quindi non metto in dubbio nulla. Quelle masse si trasferiscono tra di loro reazioni che sono biochimiche, le abbiamo studiate, che sono sacrosante. Ma se io a questo punto c'ho in mano quella massa lì e a questo punto ragiono sempre sulle masse, ma quel fisico mi ha detto, stai attento, che l'energia sottesa a quella massa lì vale 1 miliardo di volte di più. Vale 1 miliardo di volte di più. Questo diventa stravolgente, perché io continuo a fare il medico, e continuo a fare il medico in modo classico, quindi giustamente faccio l'esame delle masse. Ho gli esami che mi provengono da altri specialisti che mi danno ulteriori informazioni delle masse. Lavoriamo sempre sulle masse. E guarda caso, ci perdiamo 1 miliardo di informazioni che arrivano dall'energia sottesa a quella massa. Cari colleghi, avete ben capito? Eccola là, l'immagine che vi ho fatto, il punto. Nucleone. Poi ho fatto rivedere la massa che è diventata più sfumata e vi ho fatto vedere una serie di serpentelli che escono da quella massa. Energia. E quanto è? 1 miliardo di volte. 1 miliardo. 1 miliardo. Eccolo qua, eccola qua. Adesso allora che ve l'ho raccontata, possiamo leggercela insieme. No, non è che io devo leggerla, la sua memoria appartiene al mio modo di vedere le cose, al mio mondo di essere. Perché guardate,
Mi sono chiesto, ma è possibile cambiare il paradigma nella nuova medicina o no? Noi che siamo abituati a ragionare come ci hanno insegnato, attraverso la biochimica, attraverso le masse, attraverso tutto quello che abbiamo studiato, ma i nostri neuroni, il nostro cervello oggi è in grado di cominciare ad accettare un paradigma un po' diverso in cui alle masse sostituiamo, non eliminiamo, vada bene, non eliminiamo, sostituiamo o integriamo il concetto di energia. Orco, il concetto di energia, ragazzi, è un concetto fisico però, eh. Ma quanti colleghi ormai nei congressi di medicina parlano di energia? Parlano di modulazione? Parlano di cose che sono tipiche della fisica. E allora forse è giunto il momento di dire che, guarda caso, forse dovremmo cominciare il paradigma, cambiare il paradigma, modificare leggermente il paradigma e cominciare a pensare che al di là di tutto quello che ci hanno insegnato e che è di fondamentale importanza, quindi non rinnego nulla, anzi ringrazio i miei professori. Ma ringrazio soprattutto i miei professori che non mi hanno detto le cose che sto dicendo io, ma che mi hanno fatto ragionare avendo fatto prima una laurea in fisica. E allora adesso possiamo anche leggere. Nella lettura io ho scritto il rapporto tra fotoni e nucleoni. Ovvero, cosa ho voluto dire fotoni? Ve l'ho spiegato prima. Fotone vuol dire energia. Il rapporto tra l'energia e il nucleone, ovvero la massa concentrata, è di circa 1 miliardo a 1, quello che vi avevo raccontato. Poi andiamo avanti. Il secondo punto che ho voluto esprimere è esiste circa 1 miliardo di quanti interattivi, ovvero di energia, ovvero di fotoni, preposti alla materia in più rispetto alla materia stessa, concentrata nel nucleone. Poi, terzo punto, il rapporto tra l'energia e la massa, come ad esempio nella chimica. È una costante naturale, indipendentemente dalla tipologia della materia. Cosa ha voluto dire? Vuol dire che tu, Spaggiari, continui a prendere il fegato, ma se mi prendi il pancreas, vale allo stesso modo. Se mi prendi il polmone, vale allo stesso modo. Se mi prendi il rene, vale nello stesso modo. Se mi prendi la C1, vale nello stesso modo. Quindi è una costante naturale. E qui, se si osserva solo la materia, come ad esempio nella chimica, e quindi non è la lotta tra la chimica e la fisica, badate bene, ma se si osserva solo come nell'esempio della chimica, si comprende solo 1 miliardesimo della propria realtà. Tutte le cause nel comportamento della materia sono da vedere nella interazione tra energia e massa. Avete capito? Termino qui per dire, poi facciamo 7 minuti di intervallo, 5 minuti di intervallo, eccetera, così vado a bere un bicchiere perché di acqua stavolta non vuoto. Avete capito? Tutte le cause nel comportamento della materia, nel comportamento della materia, sono da vedere nell'interazione tra energia e nucleoni. Questo
Questo cosa hai voluto dire? Vuol dire che se non ci sono interazioni corrette tra energia e la materia, nasce la patologia. Nasce la patologia. Poi io quando vi spiegherò le reazioni biochimiche che voi sicuramente avete studiato e che avete dentro nella vostra testa, e poi ci sarà qualche mio collega che brillantemente ritornerà sulla parte biochimica, ritornerà. Ma io vi racconterò che se non ci fosse la fisica quantistica dentro il nostro corpo, nessuna reazione, nessuna reazione biochimica avverrebbe. E questo ve lo dimostrerò. Bene, ci vediamo tra 5 minuti. Eccoci. Ecco, rispostiamo. Ecco, riprendiamo. Spero che tutti voi siate, direi, attivi come prima. Avete visto che io ho perso un po' di voce, ma non importa. Ecco qua. Allora mi sono posto il problema. Allora, noi nel corso di medicina, negli studi che abbiamo fatto, noi abbiamo sicuramente studiato gli aspetti anatomici, gli aspetti fisiologici, gli aspetti patologici. Abbiamo fatto, direi, un percorso molto ricco di esame, di conoscenza, quindi. Però vedete che io in fondo, ho fatto vedere delle specie di ondine con diversi colori e poi sono andato ancora più sotto, se voi vedete, e a questo punto sembrerebbe quasi che io abbia fatto uno scarabocchio, ho fatto delle ondine strane, che vanno su, vanno giù, eccetera, eccetera. E a questo punto uno potrebbe domandarsi, ma cos'è quello scarabocchio lì? Cosa vuol dire quella cosa lì? No, vuol dire una cosa importante che io comunque andrò a dimostrarvi, perché tutte le cose che vi sto dicendo, è un discorso in progressione, e quella specie di scarabocchio che io ho fatto non è altro che la somma di tutte quelle belle ondine che voi vedete con colori diversi, le ho fatte con colori diversi per evidenziarlo. Quindi vuol dire, e anche qui noi andremo a dimostrarlo, perché per ora vi do delle informazioni, alcune informazioni sono già state oggetto di approfondimento e di discussione, altri chiaramente no, perché ho detto devo costruire un bel discorso. Bene, comunque sappiate che visto che i miei amici di un tempo ci hanno raccontato tutte le belle cose che io vi ho ritrasferito, e a questo punto queste onde però, vabbè, forse sì, il problema è recepirle, benissimo, vedremo come fare a recepirle, ma poi quando salta fuori un'onda come quello scarabocchio che sembra aver fatto in fondo, uno dice, vabbè, e tu come interpreti quello scarabocchio? Perché mentre, come dire, su un'ecografia io vedo delle immagini, su una TAC vedo un'immagine, su una risonanza anche, ecco lo scarabocchio lì non mi dice niente, quindi come faccio a decifrare cosa vuol dire quello scarabocchio? Beh, arriveremo a vedere
che effettivamente quello scarabocchio che vi ho fatto è la somma di belle onde, tutte belle, sinusoidali, fatte così, la cui dimostrazione del sinusoidale ve la farò e anche qui magari cercherò di non farvi addormentare perché dovrò utilizzare ovviamente, anche se non utilizzerò la matematica, ma vi farò vedere come nasce un'onda sinusoidale. Perché tutto poi, quelle onde belle che io continuo a definire belle, sono onde armoniche sinusoidali, quindi che hanno esattamente quell'andamento che voi vedete nei vari colori. E poi cambieranno le grandezze, va bene, ma insomma, al momento opportuno ce lo vedremo. Hola. Allora, qui mi sono divertito a dire, va bene. Abbiamo parlato di onde sinusoidali. Ma se io vi prendessi una corda, ecco, rappresentata da quell'immagine, e vincolassi la corda al muro, ecco lì, quel punto lì, vedi? E a questo punto io con la mano mi diverto a fare questo movimento, oh, su e giù, hop. Che cosa farebbe la mia corda? Farebbe quell'immagine lì che io ho voluto rappresentare. Certo, più io mi avvicino al punto dove la corda è stata messa, indubbio che l'ampiezza, vedete, qui c'è parte con un'ampiezza alta perché è la mia mano che fa questo mestiere, vedete, eccolo qua, quindi l'ampiezza alta e poi l'ampiezza di quella curva, che anche questa è molto bella e sinusoidale, ovviamente in questo caso si riduce, certo, perché l'ampiezza oscilla, avendo un vincolo al muro lì, chiaramente fa una specie di forma di cono. Faccio delle onde belle, sinusoidali, la cui ampiezza va a morire a zero, ovvero al punto di vincolo. Ma io a questo punto vi ho disegnato quella corda così, vedi? Allora significa che la corda oscilla in verticale. Ma se io la mossa l'avessi fatta, guardate, così. Ah, caspita, avrei fatto esattamente la stessa identica forma, ma in modo orizzontale. E se l'avessi fatto così, in modo inclinato, in questo modo. Avrei avuto una sinusoide di quell'ampiezza lì, con quel movimento lì, ma inclinata. Che cosa ho voluto dirvi? Ho voluto dirvi che le onde potrebbero essere trasmesse su piani diversi. Ah, anche questo è interessante. Su piani diversi. La prima immagine è sul piano verticale, eccolo qua, così. Se avessi fatto oscillare la corda in orizzontale, avrei avuto una trasmissione su un piano orizzontale. E se avessi messo la corda in maniera obliqua, ecco, la facevo oscillare in maniera obliqua. Allora, nota bene, le onde possono essere trasmesse in piani, questo piano, ah, caspita. Ma allora comincio a immaginare che onde trasmesse su piani diversi non si incontrano, è certo, non si incontrano. Allora, quando io penso alle trasmissioni che avvengono, di cui parleremo, le trasmissioni radio, televisive, telefoniche, eccetera, non si scontrano tra di loro pur avendo un traffico enorme, perché le onde radio sono tantissime, le onde della telefonia sono tantissime, le onde della televisione sono tantissime, e potrebbero anche non incontrarsi mai, quindi non creare confusione. È perché magari vengono trasmessi su piani diversi, ma non faccio, ho detto, una lezione di trasmissione.
Eccola qua, l'onda bella. Guardala. Vediamo un po' se riesco. Sì, riesco, guarda. Quest'onda qui parte da zero, guarda un po' cosa fa. Va su, fa il massimo positivo, poi va giù, torna a zero qua, eccolo. Poi fa un percorso in negativo, vedete, op. Massimo negativo, poi torna qui, eccola, e poi guarda cosa fa. Ritorna esattamente a fare questa forma qui. Ah, caspita, che bello! Guarda che meraviglia! Ecco, ritorna a ripercorrere questo percorso esattamente. Allora, guardate un po'. Beh, e di questa onda che è sinusoidale, io posso già fare qualche considerazione. Posso dire che questa è l'ampiezza dell'onda. Ecco, vedete dove ho scritto A? E io avrei potuto fare la stessa identica onda, guardate che ve la segno col mouse, guardate, op, passo qui, vado molto più negativo. Passo qui, ritorno qui, vado in alto, più in alto come prima di là e idem. Allora, l'ampiezza è una delle caratteristiche dell'onda. Quando io parlo dell'ampiezza di un'onda, vuol dire che è il massimo valore che voi leggete qua. Molto importante, ma no, non è così importante. No, per farvi un esempio, se io avessi qui una radio e l'accendessi, ecco, se giro la manopola che si chiama del volume, voi sentite che l'altoparlante fa un rumore incredibile. Se l'abbasso, ecco, quello lì è l'ampiezza dell'onda, questa, che io faccio variare. Quindi il volume non è altro che l'ampiezza del segnale che voi state ad ascoltare. Ma questo parametro è così importante? Sì, è importante, certo, perché è l'ampiezza di un'onda. Ma se io vi dicessi, guardate, prendiamo l'orologio, consideriamo il tempo di un secondo, quindi l'unità di misura per noi fisici è sempre il secondo. E vi dicessi, nel disegno che io ho fatto, guarda, allora un'onda completa finisce qua. Poi qui c'è una seconda onda completa che finisce qua. Se questo fosse il tempo di un secondo, eccolo qua, qui. Ho guardato l'orologio, ho fatto partire. Il mio segnale è partito da zero, è andato al massimo, è andato a zero, ho fatto il negativo. Quanto è? Allora, in un secondo, quante oscillazioni noi abbiamo avuto nel disegno che lo Spaggiari ha fatto? Oscillazioni si intendono oscillazioni complete. Quindi deve essere il primo e il secondo. Allora, in questo caso, nel disegno che io ho fatto, se un secondo è lì, ho due oscillazioni complete. Allora, la misura di questo numero di oscillazioni si chiama frequenza. Poi, amici medici, colleghi medici, attenzione, questo è un parametro importantissimo, frequenza. Allora, se io domani vi chiedo, scusa, ma di quell'onda lì, qual è la frequenza? Ovvero, cos'è la frequenza? Allora la risposta facile è la frequenza è il numero delle oscillazioni complete nell'unità di tempo. Siccome l'unità di tempo è un secondo, nella fattispecie del disegno che io ho fatto è 2. E qual è l'unità di misura? Anche questa è una cosa importante da sapere. L'unità di misura è l'Hertz, H grande, Z piccolo. Allora, quando voi in casa vostra tornerete a casa vostra
e andate sul contatore della luce che tutti avete in casa e leggerete che la tensione è 220 volte. Cosa vuol dire 220 volte? Vuol dire che la rappresentazione che io ho fatto lì, là, ha un picco di 220 volte. Va bene? E poi c'è scritto frequenza 50 Hz. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nel tempo di un secondo quella roba lì oscilla 50 volte in un secondo. Vuol dire che in casa vostra voi avete una sinusoide che ha ampiezza 220 volte, quindi là, e una frequenza di 50 oscillazioni nel secondo. Badate bene, perché questa informazione è un'informazione importante. Vuol dire che noi nelle nostre case abbiamo un campo costante dovuto ai fili che porteranno la corrente alternata, perché vedete che alternata proprio la sinusoide fa il picco positivo, va a zero, fa il picco negativo, ritorna a zero e continua così. Quindi vuol dire che noi nelle nostre case siamo immersi in un campo che poi arriveremo a dimostrare che nasce un campo. Ma quella corrente lì creerà un campo che io vi dimostrerò presumibilmente la prossima volta, alle prossime 3 ore, perché non arrivo ad arrivare ai campi elettromagnetici, ma nelle prossime 3 ore ci arriverò, che è un campo fisso. Quindi in casa mia, mentre io vi sto parlando, mentre sono davanti al mio computer, che è alimentato a 220 volte, poi ci sarà dentro un trucco che vi spiegherò e ve lo spiegherò molto bene. E a questo punto voi sapete che siete immersi in un campo di 50 Hz. E molto spesso quel campo lì, soprattutto se voi avete fili vicino ai letti dove andate a dormire, quando vi sdraiate, e lì c'è in continuo questo segnale che continua a oscillare 50 volte al secondo e che crea un campo che, guarda caso, voi per ora contentiamoci nel dire potreste ricevere. Potreste. E poi io, andando avanti nella spiegazione, vi dimostrerò che voi ricevete, non potreste ricevere. Non il condizionale, ma in effetti il presente. Noi continuiamo a ricevere. È interessante allora questa cosa. Poi in quell'immagine che vi ho fatto vedere, perché molto spesso, quando parliamo di onde di quel genere lì, che sono onde sinusoidali, io preferisco parlare di frequenza, perché è il parametro più noto, è il parametro più evidente. Ma voi avrete visto che molti libri di testo parlano di lunghezza d'onda. Beh, allora mettiamoci d'accordo, Orco. Lunghezza d'onda cos'è rispetto alla frequenza? Ah, te la faccio vedere subito, guarda. La lunghezza d'onda si chiama lambda. Vedete che ho preso questi due punti, questo, che è il massimo, il primo massimo positivo. Non, ho bypassato il primo massimo negativo e sono andato a vedere il massimo positivo successivo. Bene, questo è uno spazio. Allora, la lunghezza d'onda è uno spazio. È lo spazio tra due massimi successivi. Oppure potevo dire la lunghezza d'onda è, la prendo, la misuro di qua e vado a finire qua. No. Anche questa è la lunghezza d'onda.
mettilo dove vuoi. Ma mentre la frequenza, ho detto, è un numero di oscillazioni nel tempo, unità di tempo, un secondo, la lunghezza d'onda è la lunghezza che intercorre tra due massimi successivi. E tra la lunghezza e la frequenza, va bene, è uno l'opposto dell'altro. Bene, quindi quando io parlo di frequenza, perché amo la frequenza, perché sono più abituato a ragionare in frequenza, e incontro un mio collega che invece è abituato a parlare in lunghezza d'onda, beh, chi se ne frega, la lunghezza d'onda è l'inverso della frequenza. Quindi parliamo lo stesso linguaggio, ci capiamo benissimo perché lui parla di lunghezza d'onda, io parlo di frequenze, ma basta intenderci. Quindi uno è l'inverso, vuol dire che se io ho frequenze alte, 50 Hz, 100 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 100.000 Hz, vuol dire che più aumento la frequenza e più la lunghezza d'onda è piccola. Quindi ho detto parliamo lo stesso linguaggio, basta intenderci, parlo di frequenze che crescono, vuol dire che le lunghezze d'onda diminuiscono. Ma è esattamente la stessa identica cosa. Oh, guarda che bella robina che ho fatto io qua. Cos'è che ho voluto fare? E ho voluto fare tre onde. Una è l'onda, la prima che vi faccio vedere, l'onda nera, eccola qua. Opa, guarda un po' che bella. L'avete già vista prima, quindi chissà. Poi ho preso un'onda rossa, guardate un po', l'onda rossa parte, noi diciamo, parte con, i fisici dicono, parte con uno sfasamento. Perché sfasamento? È perché vedete che lo zero dell'onda rossa, è partito con un ritardo rispetto all'onda nera? Eccola qua. Allora, se su questo asse X io mettessi i gradi, quindi il grado, questo qui è 0, questo qui è 90 gradi, questo è 180 gradi, questo in corrispondenza è 270 gradi, questo in corrispondenza è 360 gradi, poi ritorno a 0, vedete, eccolo qua. Bene, se metto i gradi, allora vuol dire che l'onda rossa è ritardata di questi gradi. Quanto sono, abbiamo detto? 90 gradi. E questa qua? Questa qui è la blu, eccola qui, ha un ritardo rispetto alla rossa e ha un ritardo rispetto alla nera. Perché abbiamo fatto tutto questo caos? Per dirvi cosa? E per dirvi che quelle onde lì, vedete, hanno la stessa ampiezza, sì signore, toh, la A è uguale, eccola qua la A, eccola qua la A della rossa, eccola qua la A della blu. Hanno però la stessa identica frequenza, eccola qua, guarda. Op, guarda la rossa. Identica precisa, ma c'è il parametro che adesso introduco e per noi medici potrebbe avere significato. Sì, ha significato anche il parametro che adesso vi introduco, ma devo dire che tra l'ampiezza, la frequenza e l'importante assoluta è la frequenza. E quello lì che vi ho fatto vedere, la differenza tra la nera, la rossa e la blu, si chiama fase. Allora potrei dire che la rossa è sfasata rispetto alla nera di 90 gradi e la blu, nella fattispecie di questo disegno, è sfasata di 110 gradi. Se fosse partita di qua, vedete. Ah, ecco, aspetta che prendo il mouse. Se fosse partita di qua e avessi fatto l'onda blu così, avrebbe avuto un ritardo di 180 gradi. Allora, la fase
è il terzo elemento di un'onda, o meglio di più onde sinusoidali. Allora vi ho detto, la prima l'ampiezza, che è l'altezza, questa altezza. La seconda è la frequenza o la lunghezza d'onda, ma dico, io sono innamorato della frequenza, parlo di frequenza. E la terza grandezza, che se io confronto onde sinusoidali, potrebbero essere identiche, potrebbero essere sfasate. E di quanto è sfasato? Boh, vediamo. Adesso ti faccio vedere il prossimo. Vediamo. Ecco, no, questo qui è quello che faremo. Vediamo se c'è una sfasatura. No, non c'è. Ma ci sarà prossimamente nelle slide più avanti. Perché? Guardate, ve lo faccio già. Guardate il mouse che cosa fa. Fa un'onda della stessa identica ampiezza, passa da zero come questa, va su, fa il massimo positivo qua, torna a zero. E secondo voi, se questa ampiezza qua è esattamente uguale a meno A, quindi eccola l'onda, op, e poi torna qua. Questa ampiezza più A rispetto a questa ampiezza meno A, che è uguale, che cosa fa? Farà A meno A fa 0. A più A meno A più A fa 0. Quindi se noi avessimo due onde esattamente identiche, sfasate di 180 gradi, la risposta di queste due onde sarebbe 0. Ah, caspita, interessante anche questo. Perché allora io potrei, attenzione, cari colleghi medici e amici che mi state ad ascoltare. Ah, ma allora se io avessi la possibilità di avere rilevato un segnale che proviene dal nostro corpo, e questo segnale rappresenta una anomalia, è esattamente quell'onda bella che vi ho fatto vedere qua, l'onda rossa. Ah, eccola qua, con quella frequenza lì. Allora io potrei fare un trucco. Quale trucco? È che io, non so, investo, la mia persona con un'onda esattamente uguale all'onda rossa, sfasata di 180 gradi, esattamente come quella che col mio mouse vi ho fatto vedere. Eccola qua, passa a zero, op, va su e ritorna a zero. E se io investissi quell'onda rossa, ho detto con un'onda sfasata di 180 gradi, che cosa potrebbe essere la risultante? E ve l'ho detto prima. Un'onda positiva sommata esattamente ad un'onda speculare ma negativa. Ah, non ci vuole un grande matematico, fa zero. E se il corpo umano si comportasse esattamente come mi dice l'algebra, questa è la somma algebrica, io ottengo un bel risultato, l'eliminazione dell'onda rossa. Cavolo, ma cosa stiamo dicendo? Allora tu hai voluto dirmi forse, ragioniamo insieme, che se riuscissi a captare, e vi devo dire tra inciso, riuscirò, non è che vi faccio tutta questa roba incredibile con uno sforzo per darvi tutte queste informazioni per dire che in fondo ho scherzato. No,
sto facendo tutto questo per dimostrarvi. Allora, hai voluto dire che se dal corpo umano mi uscisse un'onda, poi vedremo, vedremo come farà. Ma comunque, se uscisse un'onda di quella forma rossa lì così, e tu che riesci a riceverla con una strumentazione, puoi in qualche modo generare un'onda speculare alla rossa, ma invertita rispetto alla rossa, per eliminare il disturbo provocato dalla rossa? Aspetta, ci penso. No, ma cosa pensi? No, è immediata. Più 5 meno 5. Se prendo qui, questo sarà toh, di ampiezza 2,5, ma qui c'è un meno 2,5 e quindi tutti i punti vanno a zero. Voi guardatevi allo specchio, prendete una cosa, ribaltatela. E se io avessi la possibilità di sommare quelle due onde, una è il suo speculare simmetrico in negativo, se sommo, la risposta è zero. Certo, uno potrà dirmi, ma il corpo umano si comporta come la matematica pura? No, purtroppo no. Vuol dire che ci sarà una reazione, la vedremo. La reazione non sarà l'eliminazione totale della rossa, sarà probabilmente la riduzione dell'ampiezza della rossa. Bene, allora io continuerò a mandare delle controinformazioni che avranno ampiezza non a mezzi, a un terzo, ma arriverò a eliminare totalmente l'onda rossa. Orco, che bello che mi stai dicendo, che bello. Ma allora se io riesco, come mi diceva il fisico che mi ha parlato dell'energia, della masse concentrate che valgono uno e le energie rappresentate da quelle onde lì, guardale, guarda, che belle, rappresentate. Ah, ma allora è interessante questo discorso. Comincia a diventare molto interessante questo discorso. Cari colleghi, ma certo, perché io sono abituato a discutere sui farmaci. I farmaci vanno a modificare le reazioni, certo. Se imbrocco il farmaco, certo. Ma tu lì? Ah no, qui è un po' diverso. C'è un'onda, la rossa, la voglio eliminare e investo con un'onda che è esattamente simmetrica alla rossa. E il risultato? In teoria è zero. In pratica ci impiegherò un pochettino di tempo. Dovrò fare uno sforzo. La reazione non sarà l'eliminazione totale di A. Va bene, insisterò con delle onde che sono sempre opposte a quella nuova onda rossa, ma che a questo punto, se continuo, vinco io. Vinco io. Vince la medicina quantistica. Ma guarda cosa mi stai dicendo. E certo. E certo, ma andiamo avanti, vediamo un po'. Oh, e qui faccio un po' di matematica, ma non ve la faccio, non ve la faccio la matematica, non state ad essere preoccupati, non ve la faccio, ma voglio ragionare ad alta voce con voi. Ma sto cavolo di onda, bella, sinusoidale. Continuo a farvi vedere, che è la base di tutto, tra l'altro, nota bene, perché dei segnali, è vero che i segnali che vi farò vedere saranno una porcheria di segnali,
Poi non saranno così belli, ma vi dimostrerò più avanti che tutti i segnali porcherie che escono dal vostro organismo, che usciranno dal vostro organismo, sono sempre riconducibili alla somma di segnali belli, così come quello che vi ho fatto vedere in rosso lì, e che vi ho fatto vedere prima in rosso sempre, o in blu, o in nero. Ah, ecco perché allora rompi le tasche sulla questione di questo segnale bello. Certo, ma voglio farvi capire da dove nasce. Perché se no uno potrebbe dire, continui a fare e siamo costretti a fare atti di fede. E questo penso che nella scuola inferiore, nella scuola superiore, sicuramente per i medici non si sa neanche cos'è questa roba qua. Nella scuola inferiore può darsi che se uno arriva dal liceo scientifico, il classico neanche, ma dal liceo scientifico sicuramente sì, reminiscenze. Ma per quelli che non arrivano da questi licei, da questi indirizzi di scuola, io devo dimostrarvi come avviene, che cosa avviene, come nasce. E allora guardate, ho fatto un bel cerchio, eccolo qua, guarda un po', eccolo il cerchio. Questo è un sistema, vedete, cartesiano, questo è l'asse Y, questo è l'asse X, vedete, eccolo qua. Poi l'asse X l'ho messo in gradi, lo stesso, perché ho detto l'asse X, vi ho fatto vedere che era l'asse delle frequenze, poteva essere l'asse delle lunghezze d'onda e potrebbe essere l'asse dei gradi, chi se ne frega, va bene. Basta che ci mettiamo d'accordo. Allora, questo è l'asse X, questo è l'asse Y, e io mi sono divertito a prendere questo punto. Guardate, eccolo qua. Poi ho fotografato questo punto che gira intorno. Vedete il mio mouse che vi fa tutto il bel giretto, eccolo qui. Poi torna qui e poi ritorna, continua a girare. E ho detto, scusa, ma quel punto lì, a che velocità vuoi farmelo girare? Potrebbe girare così, guarda, eccolo, con questa velocità. O potrebbe girare così, o potrebbe girare così, o potrebbe girare così. Ostia, ma scusa, ma quando lo fai girare così? Quello lì vuol dire che se tu conti il numero dei giri completi di A intorno a quel cerchio, ossia la frequenza, quella roba lì. E certo. Allora la frequenza, in quel caso, del punto che parte da A, vedete, lo faccio girare e a secondo, un secondo, l'unità di misura è sempre il secondo, siamo fissati, ma è un secondo. E conto il numero delle rotazioni di quel punto nel secondo, complete, complete. Quindi A, vedete, parte, eccolo qui, fa il giro, qui è 90 gradi, qui è 180 gradi, qui 270 gradi, qui 300, e poi torna. Bene, fa le rotazioni complete in un secondo. Se io conto il numero delle rotazioni complete in un secondo, ho la frequenza di rotazione del punto A. Bene, ottimo. E poi ho fatto qua, guarda, ho detto la velocità, chiamiamola omega, eccola qua. E se il punto lo fotografo qui, questo è il raggio, certo. E questo è l'angolo che fa, certo, che ho chiamato alfa. E alfa può diventare quando il punto parte qua a 0, è 0, ma quando il punto P è qua, fa 90 gradi, eccolo qua, 90 gradi. E quando il punto è qui su C, fa 180 gradi. E quando il punto si trova nella posizione D, fa 270 gradi. Ah, allora è giusto quello che tu hai segnato di là. E certo. E se torna qui di nuovo, ha fatto una rotazione completa, ovvero 380 gradi. Bravo, molto bravo. E adesso cosa vuoi farmi vedere? È come nasce la sinusoide.
Vediamola. Vediamola, eh? La sinusoide nasce dall'analisi di questo segmento. Violetta, non faccio una lezione né di fisica né di matematica, ma è di questo segmento. Eccolo qua. Allora, questo segmento, guardate, più il punto si sposta e più diventa grande. E quando arriva su B, guarda quel segmento lì, coincide con la massima ampiezza. Ah, ma è questa allora? E certo. Allora, qui ho fotografato il punto in questo punto e quanto vale questo segmento? Ah, non lo so, lo riporto qui. Ecco, vale questo. E se vado qui, vale questo, che sarebbe questo. Ah, caspita, ma allora vuoi dire che quando io ho studiato nelle medie superiori, ero al liceo scientifico, quel segmento lì si chiamava seno? Sì, si chiamava seno. Lo dico per conoscenze qui, reminiscenze, per quelli che non sono dal liceo scientifico, chi se ne frega, quello lì si chiama seno. Ecco perché allora l'onda si chiama sinusoidale, perché arriva dalla parola seno. Il seno delle donne prende, eccola qua il seno della donna, guardalo. Oh, op, arrivo fino qui. Questo, ecco perché allora dal punto di vista anatomico si chiama seno, perché la funzione di questo segmento quando il punto P ruota intorno a questo cerchio e io vado a vedere il comportamento di questo segmento che si chiama seno in matematica, nella trigonometria, ma voi fregatevi di tutto quello che vi dico. Ma è una logica quello che voglio dire, la fisica, la matematica e adesso la medicina quantistica, che è la fisica quantistica dentro la medicina, è la logica. Quindi, miei colleghi, è la logica. Non è la fantascienza, è la logica della scienza. Ecco allora come nasce l'onda sinusoidale. È la proiezione di un segmento trigonometrico che si chiama seno, eccola lì, di un punto che ruota su una circonferenza a velocità che può essere variabile, è omega a questa velocità, è omega a questa velocità, e omega a questa velocità, e omega a questa velocità. È chiaro che cambia la frequenza. Quindi nelle famose onde che vi ho fatto vedere prima, sono sempre onde sinusoidali, ma guarda un po', potrebbero essere così, potrebbero essere così, potrebbero essere così, come quelle che ricevono i vostri telefoni. Adesso allora volete, dovete capire. Dovete capire. È interessante. Perché? Guarda cosa ti ho fatto vedere qua. Ma quante frequenze ci sono? Ah, vi ho parlato. Oh. Di frequenze che possono essere basse, un hertz, no? In un secondo quello lì fa un'oscillazione sola, un hertz. Abbiamo parlato dei 50 Hz, quelli in casa vostra. Vuol dire che in un secondo oscilla 50 volte complete, in un secondo. Ecco, ma in giro quante frequenze ci sono? Ah, c'è delle frequenze che in un secondo ti fanno 1.000 oscillazioni. Ci sono delle frequenze che ti fanno milioni di oscillazioni complete in un secondo. La miseria! No, ci sono delle oscillazioni che sono 1 miliardo di oscillazioni in un secondo. E la cacchio! Ma allora vuoi dire che qui
in questo ambiente, fuori, dove andiamo, tra poco, fuori, liberi, finalmente. E vuol dire che ci sono un sacco di quella roba lì fuori, dentro, non solo fuori. Sì. E come li chiami allora tutta quella roba lì? Lo chiamo spettro di frequenza. Allora se uno dice, scusa, che cacchio è lo spettro di frequenza? È l'insieme delle frequenze che ci sono nell'aria, nell'atmosfera. Oh, ma sono così tante. Sì, sono così tante, perché potrebbero partire da frazioni di hertz, quindi io ho detto un hertz. Ma potrei dirti, scusa, ci sono dei segnali che sono anche da 0 un hertz. La miseria, ma un segnale lentissimo quello lì. Sì, signore. Ma ci sono frequenze che sono dell'ordine di grandezza dei miliardi di hertz. Tutto questo è nell'atmosfera, è da tutte le parti, che io non sento, che io non percepisco. Sbagli. Che tu non senti, è vero, che tu non vedi, è vero. Che tu non percepisci, falso. Poi vedremo. Vedremo se li percepisci. E io ti dimostro che li percepisci. Te lo dimostrerò. Perché tutto quello che ti sto dicendo è preparatorio. Allora lo percepisci. Ottimo. Però non lo sento, non lo vedo, non lo tocco. E quando io non vedo, non tocco, non se... per me non esiste. No, non esiste. Esiste. Non lo percepiamo nella nostra realtà. Ma ci sono strumenti che mi permetteranno di dire che la mia realtà viene amplificata dalla conoscenza di sistemi di rilevazione che mi fanno toccare con mano, come se fossi San Tommaso. Non ci credo. Allora qua, no, ti ho fatto lo spettro di frequenza, guarda un po', metto gli occhiali. Guarda un po' sotto, eccolo qua. Guardate un po' le frequenze, eccole qua, guarda. E qui, su questa banda, vi ho messo le lunghezze d'onda, così stavolta possiamo parlare un linguaggio tutti insieme. Io amo la frequenza, l'altro ama la lunghezza d'onda. Chi se ne frega? Benissimo. Guarda un po', qui c'è scritto 10 alla, 10 alla meno 18. La miseria. 10 alla meno 18? Cosa vuol dire? Vuol dire che quella frequenza è 0,00000 per 18 volte. Uno, 0,18 zeri 1. La Madonna, ma cosa succede? Quella lì è una roba talmente lenta che manca un bruco. E certo, ma guarda di sopra la lunghezza d'onda, cos'è? È 10 alla 18. Avevo detto che la lunghezza d'onda era esattamente l'inverso della frequenza. Ve l'avevo detto. Eccola lì. Ma perché mi fai tutto questo casino? Ma perché? Guarda, allora parto da frequenza 10 alla meno 18. Guarda un po'. Arrivo qua. Ostre, cosa mi hai fatto vedere qua? Quello spazio lì, che come vedete è sottilissimo, rappresenta quello che io vedo. Lì dentro c'è la gamma di frequenze che io sento. Ma rispetto allo spettro di frequenza, ma noi non vediamo niente, non sentiamo niente. Ma siamo dei poveri cristi noi. Certo. E guardate un po', in quello spettro che io vedo, ho voluto farvi lo split up, guarda un po', ho voluto farvi vedere
i vari colori che tutti voi riconoscete, l'infrarosso, il rosso, eccetera, fino ad arrivare al violetto. L'ultravioletto non lo vediamo, l'infrarosso che qui non lo vediamo, ma c'è! Ma c'è! Noi medici, quando utilizziamo alcuni strumenti che mettono luce, vediamo delle lampadine che si accendono. Sì, quelle nel visibile. Ma vediamo delle lampadine che non si accendono, dei LED che non si accendono. E come mai non si accendono? Allora cosa mi fai? Mi prendi in giro tu? Perché se io ti metto un manipolo e ti dico che stai mettendo luce e non vedo la luce, e tu mi puoi dire, mi prendi in giro, dottore, dai su. No, dai su un tubo. Vuol dire che quel LED lì tu non lo vedi perché viene eccitato nel campo ultrarosso o ultravioletto. È chiaro che non lo vedrai. Ma noi siamo allora dei rilevatori nel campo delle frequenze che facciamo schifo. Sì, la parola è giusta. Facciamo schifo. Siamo dei rilevatori dentro una gamma di frequenza assurda, piccola, modesta, insignificante rispetto a tutto lo spettro di frequenze che vi ho fatto vedere lì. E adesso forse ve la faccio vedere ancora meglio perché eccola qua, toh. Guarda che meraviglia, guarda lì, guarda le onde, toh. Eccola qui, qui di nuovo, lunghezza d'onda, ecco, lunghezza d'onda, guarda che bella lunghezza d'onda, lunga, 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 diventa sempre adesso più corta e qui cortissima. E se a questo punto vai a vedere le frequenze che sono sotto, le frequenze diventano sempre più grandi. Eccole qua. Il numero di oscillazioni nell'unità di tempo di un secondo è pazzescamente accorciata, sono una attaccata all'altra. Ah, cavolo. E qui vedete di nuovo quello che io ho voluto farvi vedere qua, eccola, il visibile, eludibile, eludibile è ancora più piccolo rispetto a questo. È vero che noi siamo uno strumento di rilevazione davvero insignificante. E questo dovrebbe farvi pensare. A questo punto, visto che sono le 12:23, devo dire che vado avanti e non facciamo più il break, perché ormai siamo verso la conclusione della prima lunga maratona di fisica quantistica nella medicina quantistica. Allora, vediamo un po'. Oh, qui faccio il medico, ritorno a fare il medico. E concludo con questo bell'intervento che durerà mezz'ora circa. Bello, eh? Questo è molto bello. Cosa hai voluto fare? Faccio il medico. E cos'è quella roba lì? Quella roba qua è l'andamento. Se io mettessi due elettrodi, generalmente i miei colleghi cardiologi, quando fanno l'elettrocardiogramma, mettono più elettrodi, sono coppie di elettrodi. Perché? Perché hanno molte linee di valutazione del cuore, ma io ho detto è inutile che mi metto a fare un discorso da cardiologo, anche perché non lo sono, sono un cattedratico di medicina dello sport, quindi la cardiologia è una base essenziale, però è inutile che vi metta tutte le coppie, me ne metto solo due. Una coppia sarà il riferimento, quello che noi chiamiamo massa, e poi andiamo a vedere l'altro elettrodo che si chiama elettrodo caldo, ovvero l'elettrodo che mi darà eventualmente l'eventuale segnale se c'è.
Ah, ma io sento che il cuore batte, eh? Quindi il segnale penso che ci sarà. Eccolo qua. Sentite, ragioniamo insieme. Eh? Guarda un po' cosa fa questa specie di segnale. Non è una sinusoide. Ma guarda che un po'. Fa una gobbetta insignificante, poi fa un segnale negativo insignificante, poi guarda un po' cosa fa. Boom, fa un picco bello, guarda un po', poi va giù. Fa un picco negativo, eccolo qui, significante. E poi va su, torna quasi a zero, fa un picchettino insignificante, va a zero, fa un altro picco, fa un negativo insignificante, poi rifà il picco, oh, esattamente uguale a questo, guardalo. Poi fa il negativo esattamente uguale a questo, poi fa un'altra gobbetta, eccetera. Ah. Ma cos'è quella roba lì? Cos'è? Non dite che non lo sapete, eh? Non dite che non lo sapete. Perché? È perché quella lì è la registrazione che il cardiologo fa su questi due elettrodi, uno ho detto riferimento e l'altro è quello che dà quel segnale lì. E dove lo registra? Lo registra su una carta, quindi ci deve essere uno strumento che fa scorrere la carta e c'è un pennino che sa esattamente quella fare lì. E quella fare lì che cos'è? Boh, non lo so. No, lo devi sapere. È la corrente generata dal cuore. Quella fare lì? Quella fare lì? Sì. La corrente generata dal cuore. Ma quando in casa mia io accendo la lampadina, toh, eccola qua. Op. Ma la lampadina si illumina. E cosa si dice? Scusa, accendi la corrente. Accendi la corrente? E quella fare lì del cuore è esattamente una corrente così come quella della lampadina? Sì, con una forma un po' diversa, guarda. Fa un picco così, poi va in negativo, poi fa qui, ritorna a fare il picco positivo, poi ancora il negativo. Ha una corrente strana, effettivamente. Non è sinusoidale. No, no, perché vi ho fatto tutto quel mazzo sulla questione sinusoidale? Guarda cosa è saltata fuori lì. Ah, va bene, d'accordo. Poi vedremo che te la faccio diventare anche sinusoidale, se vuoi. Ma comunque non mi interessa molto questo discorso. Ma è la corrente. La corrente, pare alla corrente di casa tua. Ma la corrente che cos'è? Ah, quando vi farò vedere i filmati che vi ho girato proprio per voi, per farvi capire queste cose, rimarrete a bocca aperta voi. La corrente è un movimento di elettroni. Orco, di elettroni? Ma quello che tu mi avevi spiegato prima, all'inizio della tua relazione, che mi hai fatto vedere la struttura atomica, mi hai fatto vedere che ci sono effettivamente degli elettroni che potrebbero essere tirati fuori. Sì, quella roba lì, quella roba lì. La corrente è un movimento di elettroni. Ma allora il cuore emette elettroni? Sì, certo. E registra la sua corrente. Poi registra talmente bene la sua corrente che se quella forma lì diventa balorda, quello lì c'ha dei problemi cardiologici. Ah, cavolo, mi permetto di fare una diagnosi sulla forma? Sì, signore, ma anche sulla frequenza. Guarda un po', se un secondo fosse l'inizio, te l'ho qua, l'inizio, e questa è la fine in un secondo, quello lì avrebbe una frequenza cardiaca di 2 Hz. Quello lì è morto. Mentre la frequenza cardiaca, come voi sapete, sarà 60 volte in un secondo, a secondo. Un atleta che corre, eccetera, gli fa l'elettrocardiogramma, ci avrà la frequenza di 120 Hz. Quindi 120 oscillazioni al secondo, certo, sotto sforzo. Corre, batte in questo modo.
Se sta a letto, invece, probabilmente ci avrà 40, 50 oscillazioni al secondo a riposo. Ma perché io faccio tutta questa roba qua? Perché io faccio tutta sta roba? Non certo per dire che faccio il cardiologo e insegno a voi, cari colleghi medici, a fare il cardiologo, no? No. Perché vicino a quella roba lì io vi ho messo un altro grafico. E c'ho scritto, nel primo c'è scritto elettrocardiogramma, ECG. E sul secondo io c'ho scritto MCG. MCG? Ma se è diventato fuori di te, M? Cosa vuol dire M? Magnetico vuol dire. Magnetico. E non capisco niente. E perché hai fatto quel grafico lì, magnetico? E perché, ragazzi, ve lo farò vedere. Ho detto ve lo dimostro. Ve lo dimostro. Ma quando circola corrente qua che accendo la luce, guarda come mi diverto, clic clac, eccolo qua. Si è illuminata la luce. No, ne accendo un'altra. Si è illuminata ancora, un altro. Ma se adesso vi tiro fuori una bussola, spengo tutte le luci, top, via. Arrivo con una bussola. La bussola è un ago magnetico. Sì, certo, eccolo qua, va, va, va. Op, ecco l'ago magnetico simulato dallo Spaggiari. E cosa mi indica l'ago magnetico? E mi indica il nord, quindi necessariamente tutti gli altri, ma comunque mi interessa il nord. Opposto al nord c'è il sud. Oh, ma se adesso accendo la luce, il mio ago magnetico cosa fa? Mi ha dato il nord geografico lui. Il nord terrestre mi ha dato. Adesso io accendo la luce e l'ago magnetico si sposta. Oh, e chi l'ha fatto spostare? Ah, certo, non è che sono diventato uno stregone, in mano mia ti fa vedere una posizione e a questo punto non ho fatto niente. Ho girato semplicemente, ho acceso la luce. Top, op. Ah, allora vuol dire che la luce produce campo elettromagnetico? Sì, te lo dimostro, aspetta. Aspettate, vi dimostro tutto. Non sono qui per prendere in giro, vi dimostro tutto. E allora mi sono divertito. Perché? Perché se il cuore crea corrente e lo crea. E questi nostri professori universitari ce l'hanno spiegato e abbiamo fatto l'esame di cardiologia. Nessuno dei professori ci ha detto adesso ti faccio vedere che ti faccio vedere un magnetocardiogramma. Ma quando mai? Questa è fantascienza. No, cari, no, cari. Questa è scienza. Perché? Perché applica un principio della fisica, ma neanche quantistica se vuoi, perché questo lo sapevano già i fisici prima di Einstein. Non c'era bisogno di Einstein. Ogni volta c'è una legge che poi vi dimostrerò, ogni volta che circola corrente in un circuito, eccolo qua, quello della luce, si crea campo elettromagnetico. E allora ogni volta che circola una corrente nel nostro cuore, e circola, perché se non circola più, vuol dire che siamo morti. E quindi campo magnetico non c'è più. Ma in questo momento, mentre io vi parlo, mentre voi ascoltate, il vostro cuore circola, corrente, fa circolare corrente, e quindi produce campo magnetico. Eccola là, guarda,
rilevato il campo magnetico generato dal mio cuore che faceva questo. Guarda un po' cosa fa, guarda un po' cosa fa, che bello, guarda. Molto più grande di questo, sì, caro. Molto più grande il negativo di questo, sì, certo. Forse fa degli sgorbietti sui quali forse andremo a indagare, può darsi che ci dica qualcosa. E poi di nuovo questo picco, il picco negativo. Porco, ma allora adesso mi viene in mente una considerazione, una bella considerazione. Ci penso un attimo, eh? Ma è tutto un bluff. Ah, vuoi dire che allora io mentre sono qua, il radio, campo magnetico, così come irradia campo magnetico questa lampadina quando io accendo e faccio circolare corrente? Sì, voglio dire questo. Ah. Interessante questo fatto. Cioè il radio, io irradio, tu irradi, voi irradiate. Allora vuol dire che io posso misurare il tuo campo generato dal tuo cuore a distanza? E come fai però? Mi hai detto che qui dentro la tua stanza, fuori dalla tua stanza, c'è un caos di onde e se tu metti un rilevatore, quello lì impazzirà perché è vero che riceve il tuo cuore, Orco, ma riceve anche tutte le porcherie che ci sono, le onde famose che ti ho fatto vedere e che ho fatto vedere nello spettro. E allora come fai a misurare il tuo cuore? Ah, giusto, hai ragione. Considerazione molto giusta, corretta. Allora io devo isolarti rispetto all'ambiente, l'ambiente che inquina, ovviamente. E allora che cosa ti faccio? Ti faccio una gabbia di fare. Cos'è la gabbia di fare? La gabbia del canarino, tale quale. Fatevi un gabbione del canarino, lo facciamo anche rettangolare, lo facciamo così, è un bel parallelepipedo. Mettiamo una retina che copre di così, una retina che copre così, diventa una stanza sostanzialmente, in cui in quella stanza, fatta a gabbia di Faraday, le interferenze delle onde esterne, che sono le onde radio, le onde televisive, le onde telefoniche, le onde dei radar, le onde dei satelliti, tutto quello che vi ho fatto vedere nello spettro. Morte, non ci sono più. Non ci credete? Fate la prova. Prendete la gabbia, voi state fuori dalla gabbia. Avete un rilevatore di campo elettromagnetico che mettete, voi state fuori insieme al rilevatore, mettete la testa del rilevatore dentro la gabbia e cosa trovate come campo? Zero, trovate zero. Aveva ragione la vostra gente, non c'è. Bene. Adesso voi, uno di voi, entri nella gabbia. Io ho il mio rilevatore fuori. E cosa succede? C'è un registratore attaccato al rilevatore. Salta fuori quello che vi ho fatto vedere lì. Questo. Salta fuori questo. Allora, da medico a medico, da medico a voi che studenti, a medico a voi biologi. A voi farmacisti, a voi tutti. Ma io che faccio il medico? Sono abituato a ascoltare il cuore. Qua, qua. E se faccio l'elettrocardiogramma, vi metto gli elettroni qua. Certo. Ma lì. Io rilevo il vostro cuore ad una distanza, ma se vi allargo la gabbia di Faraday a una distanza doppia, e se la faccio tripla, a una distanza tripla,
Oddio, cosa sto dicendo? Ma allora dove sta il corpo? È qua? È qua? È qua? Ah, bel problema. Ah, bel problema mi hai posto. Ma certo, l'energia, la corrente è energia, il campo magnetico è energia. E va? E quindi io posso fare un... Ah, certo, prendi un obeso, colleghi medici, prendete un obeso, tentate di fargli l'elettrocardiogramma a un obeso, il cuore è qui e gli elettrodi glieli metto qua. E l'elettrocardiogramma cosa salta fuori? Non riuscite a capire niente, non vedete niente. Ma se fate un magnetocardiogramma, se ne frega del fatto che tu sei obeso, eh? Perché la generazione del campo elettromagnetico prodotto dalla corrente qua, ma che va là, va là, va ancora più in là. Allora il magnetocardiogramma è uno strumento meraviglioso, ma non per quello che vi ho dimostrato. Perché? Perché? Stiamo dimostrando che forse il concetto di medicina che ci hanno insegnato e sul quale noi abbiamo ragionato, abbiamo sofferto, abbiamo faticato. Con la medicina quantistica forse in effetti aggiungiamo qualche parte che è veramente quasi fantascientifica. Ma vi ho detto, io uso la parola fantascientifica per dimostrare che è una grande bugia. È scientifica. Perché quello che io vi sto dimostrando passo passo, avendo speso quasi 3 ore di questa lezione che spero che non vi abbia ucciso o vi abbia messo in ginocchio o tagliato le gambe, è una lezione che vi servirà a farvi pensare, a farvi ragionare in un'ottica un po' diversa da quella che vi diranno i colleghi che, ad esclusione del collega che sentirete oggi pomeriggio. È un'ottica diversa. È veramente un cambiamento. È un cambiamento però che non mette in discussione le conoscenze che noi abbiamo avuto. No, non le mette, perché sono partito dall'elettrocardiogramma io. E quello lì è sacrosanto, e guai che me lo tocca. Ma io sto introducendo un concetto stravolgente rispetto, esattamente come stravolgente è stato Einstein. Concetto stravolgente, perché il corpo non è più qua dentro, è anche lì, è anche là. Ma questo cosa hai voluto dire? Ho voluto dire una cosa importante da medico a medico, che se io faccio uno sforzo, se io in questo elettrocardiogramma trovassi, guardate che ve lo segno con il mouse, tra questi due picchi che sono fisiologici, sono giusti, guardateli un po'. Io adesso vi disegno un picco, eccolo qua, op, guardalo. E quel picco lì è un'anomalia. Quel cuore lì ha un'emissione di una corrente anomala quella lì. E io da medico, io cardiologo, chi potrò controllare? Forse c'è un'aritmia quel mio paziente lì. Che cosa gli do? Gli darò un farmaco. Guardi, prenda questo farmaco, vedrà che passa quel picco che è casuale. È un'aritmia, no, non arriva sempre, però può arrivare anche sempre, ma è casuale. Bene, allora ti do un farmaco. Spero che il farmaco sia giusto, che il farmaco sia corretto.
E tu elimini l'anomalia. Giusto, corretto. Andiamo qua. Allora io in questo magnetocardiogramma troverei tra i due picchi, ve lo ridisegno, eccolo qua, puff, prof, eccolo qua. E tu che fai? Tu che fai? Ho studiato fisica. Sì, devo ricordarmi che ho studiato fisica e mi sono laureato. Ma riaccendo la lampadina, guardate che quando io accendo, se ho un interruttore che vedo bene, nel momento in cui io accendo la lampadina, l'interruttore fa una scintillina. E quando la spengo, a maggior ragione fa una scintillina. Ho richiamato il fatto che sono laureato in fisica. Per dirvi cosa? Per vantarmi? No, per dire che ogni qualvolta nasce una corrente lì, una corrente anomala, io potrei, e anche questo vi genererò, ve li mostrerò andando avanti nel mio corso, che io potrei generare un campo elettromagnetico. Io sono sempre fuori dalla gabbia di Faraday, eh? Ho rilevato questo picco anomalo, allora potrei generare, badate bene, un campo elettromagnetico su quel picco lì che raggiungerà il mio paziente. Vi sto facendo vedere questa specie di onda di campo elettromagnetico che andrà nella gabbia di Faraday, che raggiungerà il mio paziente, raggiungerà il cuore del mio paziente. E cosa farà quel campo magnetico? Indurrà una corrente che si chiama proprio indotta, che è esattamente invertita rispetto alla corrente che ha generato il campo magnetico anomalo e che io vado a contrastare con un campo elettromagnetico che indurrà una corrente che si chiama indotta, esattamente invertita rispetto a quella lì. E allora quando io vi ho fatto vedere nell'onda sinusoidale, vi ho detto facciamo uno sforzo e mettiamo un'onda simmetrica, esattamente sfasata di 180 gradi, simmetrica, vi ho detto. Qual è stato il risultato? Che in effetti l'onda diventava a zero. Ah, caspita. Allora, in quel caso dell'ecocardiogramma, tu medico gli hai dato un farmaco per eliminare la patologia, l'aritmia. E tu, Spaggiari, che cosa hai fatto? Ho generato un campo elettromagnetico che vi dimostrerò che va a eliminare la corrente anomala generata, quindi il campo elettromagnetico anomalo generato, che io così facendo ho eliminato. Penso che sarete tutti in religioso silenzio. Perché? Che fantasia! Che fantasia! No? Che scienza, che conoscenza. Con questo, dopo aver passato 3 ore con voi, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.